Appena sveglio, guardo il cielo. Oggi vorrei salire sulla strada che porta al ghiacciaio Rob Roy. E il meteo mi deve solennemente assistere. Nubi nere sono impigliate sulla cima delle montagne, stazionano minacciose. Mi consolo dondolando tra le curve, che per ora sono baciate dal sole. Costeggio il lago. È una calamita per gli occhi. Piccole spiagge, acque trasparenti appena increspate dal vento, protette come sono dalla gola delle montagne. Quando il grande bacino non è più in vista, in alto, a contrasto con le nubi che annunciano tempesta, un parapendio gioca sul filo delle correnti. Il ragazzo sembra sfidare il temporale che imperversa sulla cima, sale fino a quasi a toccare il nembo e poi si butta giù avvitandosi come per prenderlo in giro. La lunga sterrata che porta al Belvedere è incantevole, entra in una immensa valle alluvionale. Le coste delle montagne sono spoglie, nessun albero, solo un mantello verde di erba le ricopre fino alla cima. Cervi e cerbiatti stazionano al di là della rete che costeggia la strada. Tutti gli occhi del branco ti guardano, le zampe piantate nell'erba profonda. Dopo poco, due piccoli cuccioli sbucano sullo sterrato. Hanno bucato la rete, sembrano felici come due ragazzi che hanno marinato la scuola. Uno strano cartello con la foto di un gruppo familiare attira la mia attenzione. Mi fermo a leggerlo. Le didascalie informano che la strada pubblica finisce in quell'esatto punto e che da lì si entra nella loro fattoria di 2800 ettari. La nota continua dicendo che la famiglia Allison è felice di condividere con tutti il loro pezzo di paradiso, a condizione di non lasciare tracciati segnati, di non dar da mangiare agli animali e raccomanda di tenersi a debita distanza da loro. Fieri affermano che l'escherichia coli misurata nel fiume prima e dopo la loro proprietà è minore all'uscita piuttosto che all'ingresso. Allevano brado il loro bestiame, ma il bassissimo numero di animali per ettaro non incide sostanzialmente nell'ecosistema. Qui ogni cosa sembra perfetta, sorprendentemente ordinata. Dal mio lato ci sono mucche e pecore al pascolo brado, dall'altro il branco degli ungulati che inizia a correre. Sono eleganti, compiano enormi balzi, si discostano poco dal percorso tanto che mi sembra di correre con loro. Per oltre un chilometro saltano per i prati, poi una brusca svolta e spariscono nell'erba alta di una collina. Per cercare di stare al loro passo sono entrato forte in un guado, ora grondo acqua come una fontana, non importa. Il sole è tiepido e asciugherà i miei abiti. Una strettissima passerella si slancia ardita al di là di un azzurrissimo torrente. Atterra su un prato ti porta ai piedi del trekking che va su verso il ghiacciaio. Un cartello avverte di passare al massimo in due persone per volta. Absolutely no jumping or swinging off the bridge. Mi domando perché dovrei saltare o oscillare quando a malapena riesco a stare in piedi sull'intavolato. Quando inforco la traballante struttura, intorno non c'è nessuno, solo due auto apparentemente abbandonate. Posso fermarmi nel mezzo del ponte ad ammirare il fiume. Non devo dare il passo a nessuno. Lui, gelido, freddo come il cristallo, scorre, tanto trasparente che puoi contare le pietre del fondo. Thank you.
Mi avvio verso il ghiacciaio. È lontanissimo. Voglio solo avvicinarmi un po' per vederlo meglio. La strada di campo è interrotta da un grandissimo filare di abeti piantati in un perfetto allineamento. Alti fermano il vento che viene giù dalla valle, proteggono le greggi che stazionano sotto al riparo dei rami. La giornata si è fatta tersa. Il nevaio del Monte Edward copre l'intero versante, non è nascosto dalle nubi. In lontananza si intravedono perfettamente i profondi crepacci che tagliano la superficie. Le montagne che lo circondano grondano acqua, non c'è impluvio, solco o crepa che non si trasformi in un torrente. Torno un po' a valle, una freccia indica la presenza di una cascata, una scaletta permette di saltare la recinzione e camminare nell'erba alta dei campi. In alcuni punti gli steli mi arrivano alle spalle. I campi sembrano abbandonati da tempo, appaiono in transizione. Cespugli, fiori, steli sottili con il bozzolo dei semi alla sommità, piegati dal vento, ti accompagnano accarezzando ogni passo. La cascata si getta giù lunghissima da una parete verticale, ha un nome strano, Wishbone, forcella, come l'osso che si trova sul petto degli uccelli. Dalla cima scaturiscono due zampilli che biforcano e sprizzano sui due lati del pendio. L'acqua della pozza è verde, in tono con l'erba che la circonda. Il rivolo che esce si disperde nei campi e scompare tra la ghiaia del minuscolo torrente che si perde quasi invisibile tra i prati. Increspata, riflette la luce come uno specchio, dove un mago può leggere passato e futuro. Chiara sui bordi ha una magica aura che la circonda. Provo a raggiungere l'altro getto. È meno accessibile, devo superare grossi scogli lisci umidi d'acqua. Con un po' di fatica arrivo fino alla base della rupe. La roccia sembra essersi fratturata da poco. Scura, quasi nera, mette in risalto venature più chiare. Alzo gli occhi. Dalla parete mille rivoli in una densa nube di goccioline mi cadono addosso. Mi ritiro prima di essere zuppo. Difficile staccarsi da tanta bellezza, ma le ore passano inesorabili e ho più di 100 km da percorrere prima di arrivare a Queenstown. Questa giornata, piena di sorprese, mi regala ancora un bellissimo ricordo da custodire. Sopra un pascolo in leggera pendenza che costeggia la strada, intravedo un capriolo. Mi guarda con gli orecchi dritti. Vuole capire le mie intenzioni. Rallento, poi ne vedo un altro e un altro ancora. Sono decine. Il branco d'improvviso si muove. Non capisco se io sono dentro o fuori dalla recinzione.
Più volte ho superato i guardafossi che impediscono al bestiame di uscire dai recinti. Rallento, ancora, non volevo spaventarli. Cavalco di fianco a loro, fuggono, quasi posso sentire il battito del cuore che pompa nel loro petto. Con il mio compagno di avventure discendo la montagna ed entro in città. Come solito è quasi ora di cena. Un paio di birre e sul menù vedo che fanno la poutine, è un piatto tipico canadese che ho conosciuto nello scorso viaggio attraversando lo Yukon, composto da patate fritte, cagliata di formaggio e salsa gravy. Una bomba. Pertanto non mi posso esimere all'ordinarlo con un bel hamburger. La quantità della poutine è veramente esagerata. Alla fine del piatto, Fabio dichiara che andrebbe messa al bando, come le bombe a grappolo, per la salute delle persone. Bene, anche oggi siamo giunti alla fine della giornata. A domani. Oggi vi racconterò di Isengard e della strada per il paradiso. Quando alcuni mesi fa pianificai il viaggio, decisi di rimanere due notti a Queenstown. E questo fu proprio per salire a Isengard, dove Tolkien ha piazzato la torre di Saruman e il suo allevamento di orchi. Pertanto stamani, colazione con le solite Egg Benedict, che ormai sono divenute un rito, e inizio a risalire il lago Vakatipu. Ieri, arrivando dall'interno, abbiamo assaporato il tepore delle sue spiagge. Oggi ci dirigiamo verso nord e subito sento che il clima è cambiato. Non dico che sia freddo, ma nettamente si sente l'aria ghiaccia che viene giù dalle gole. In questi giorni mi avete sentito dire mille volte che il lungo lago è strepitoso. Ecco, su questo versante c'è l'ennesima conferma. Le montagne hanno tutte una collana di nubi che staziona vicino alla sommità, lasciando poi però sgombra la cima, una sorta di morbida ciambella che abbraccia i luoghi abitati dagli dèi. In questa parte dell'isola non si capisce perché abbiano fatto le strade, perfette, lisce e ben manutenute, ma disperatamente vuote, anche se questo dovrebbe essere uno dei periodi di maggior afflusso turistico. Quando il lago finisce, il letto del Dart River, che lo alimenta, diviene un enorme mare di ghiaia. In alcuni punti fatichi a vedere l'altra sponda. Sul solito ponte a una corsia termina anche l'asfalto. È qui che inizia il regno di Saruman. Lo skyline della montagna è inconfondibile, solo che al cupo scenario del film, dove la lava fumante e le fiamme erano padroni della scena, la montagna ora presenta bianche cime coperte di neve e il fiume azzurro che scende e sembra giocare a nascondino tra i ciottoli e la rotonda breccia. Lo stradone sterrato invita a correre e io non mi lascio fregare.
La cosa che però a me pare buffa, strana e inusuale è il cartello che limita la velocità a 100 km orari, come fossimo sull'asfalto. Cambia solo all'inizio degli abitati, dove tutti si mettono a 50 orari senza sgarrare. Mount Aspring National Park è il vero nome della zona dove mi trovo. Sono 3 giorni che lo attraversiamo o che ci giriamo intorno. La prima volta quando siamo partiti da Ast per scendere giù sino a Wanaka. La seconda per risalire fino al ghiacciaio Robroy. E oggi attraversando le terre a sud della provincia di Otago per arrivare fino ai piedi di uno dei più famosi percorsi alpini della Nuova Zelanda, il Route Barn Track. Lascio la moto su un piccolo prato alla fine della strada, dove iniziano i cammini. Il rifugio dove prepararsi è ben organizzato. Serve come riparo da improvvise burrasche e come punto informativo per ben identificare dove sono le capanne che puoi trovare lungo il percorso che hai prescelto. Le pareti sono letteralmente coperte di cartelli che ti dicono se sei eleggibile alla camminata, cioè quali sono i requisiti e i documenti che devi avere per percorrere i sentieri e frequentare i rifugi d'alta quota. La cosa più strana, tra le tante cose sensate, è la richiesta di una lettera di presentazione di una banca. E vi giuro che ho letto 2 volte le istruzioni per essere sicuro di aver tradotto bene. Poi, per il resto, i cartelli raccontano la storia dei luoghi, della flora e della fauna. C'è anche una dettagliata mappa dei luoghi pericolosi in frana. Fuori, sul limite della strada, staziona una macchina dei ranger. Cortesi, come tutte le persone fino ad oggi incontrate, sono lì in aiuto ai turisti, anche se in giro non ci sono più di 2 o 3 persone. Con Fabio decidiamo di fare un piccolo anello nella foresta di faggi argentati. Attraversato il solito traballante ponte, sono in mezzo al bosco, dove tutto è lasciato alla natura. I tronchi che usualmente cadono per il normale fine ciclo di vita delle piante rimangono a marcire al suolo. Nessuno tocca il sottobosco, che è divenuto un impenetrabile groviglio di rami coperti di muschio. Solo il percorso viene mantenuto libero ed è perfettamente segnalato, così come sono segnalate anche le trappole per catturare gli opossum che infestano questi luoghi. Furono introdotti dagli europei per la cupidigia di lucrare sulle pelli, così come i cervi per praticare la caccia. Gli alberi sono enormi, alti decine di metri. Quando cadono, aprono vie tra le gole. Come bimbi proviamo a percorrere questi inaspettati ponti verso il nulla. I tronchi alla base assumono le più svariate forme, inglobano rocce, sollevano radici bulbose alla ricerca di un equilibrio sulle scoscese pareti. Sembra proprio gli ant riuniti in attesa di dare una risposta ai problemi del mondo. Fermi in consiglio nel loro spazio temporale, impiegano 50 anni prima di pronunciarsi, o almeno così Tolkien ci ha insegnato. Il luogo sembra proprio la foresta di Fangorn, proprio quella a ridosso della montagna nebbiosa, ai confini della contea di Rohan,
Ora manca solo che Barbalbero si svegli e cominci a parlare. Il piccolo trekking nel bosco è stato meraviglioso, ma ora è giunto il momento di tornare indietro per andare verso una valle parallela. La sterrata che percorro si chiama The Road to the Paradise, ma il nome fu così azzeccato. Attraverso decine di torrenti, valli dall'erba profonda dove mucche e vitelli sembrano galleggiare, le montagne fanno corona e è proprio qui che sono state girate molte delle scene del Signore degli Anelli. Questi luoghi per i Maori sono tapu, cioè inviolabili, data la loro sacralità. Viaggiandoci in mezzo capisci perfettamente il significato di tapu e perché per la loro tradizione devono essere abbandonati e non ci si può avvicinare né interferire con loro, fino in alcuni casi a non poter pronunciare nemmeno il loro nome. La sacralità di queste montagne è evidente, è nel colore dei fiumi, nel manto verde della montagna, traspare in ogni cosa che ti circonda. Ha avuto ragione Oronuku Te Ewewe Tukino, capo supremo della tribù Maori del Nord, che volle istituire il Tongariro National Park. Questo parco nazionale fu il quarto istituito al mondo alla fine dell'Ottocento e da cui sono derivati tutti gli altri parchi della Nuova Zelanda. Lo volle perché secondo la sua religione è da questi luoghi che viene il mana, forza sovrannaturale o potere spirituale, quello che noi potremmo chiamare forza vitale. Morto da quasi 150 anni, credo avesse una perfetta visione di quello che stiamo distruggendo, avendo compromesso in gran parte la casa dove abitiamo, sfruttandola al limite, prima usando l'energia prodotta dalla fotosintesi, poi quella prodotta dalla fotosintesi di milioni di anni fa, custodita nel carbone e nel petrolio. Chissà se l'ultima estrema giravolta verso energie rinnovabili per saziare la nostra sete di energia sarà possibile e a quale prezzo. Cosa dire di più? Oggi gli occhi non hanno avuto pace, si sono mossi stupiti tra una meraviglia e l'altra, senza quiete. Il tempo è volato e chi ha letto altri miei resoconti sa che misuro la gioia in funzione della sabbia che a sera arrota i miei denti.
questo sancisce il valore della giornata e oggi ho mangiato parecchia polvere fino a saziare ogni mio desiderio. A domani. Lasciamo presto Queenstown, ci mettiamo subito in strada. Il piccolo centro è già un brulicare di persone e mezzi. Le strade sono intasate, decidiamo di fare colazione cammin facendo per non rimanere bloccati. Oggi sarà una tappa tranquilla, meno di 200 km. Siamo al 14° giorno di viaggio e non ci siamo mai fermati. Vogliamo arrivare presto per riposarci un po'. Domani è una giornata importante. The Anau, dove siamo diretti, ci farà da porta d'ingresso a Fjordland, ma questa è un'altra storia. Andando verso sud, lasciato il lago, passiamo davanti alla zona dei campi da sci, ovviamente ora chiusi. Qui tutto sembra progettato per fare una attività all'aria aperta e ogni agenzia si impegna nel proporne mille di diversa natura. Lungo la strada, in uno strano camper di alluminio lucidato a specchio, trovo la miglior torta di carote che abbia mai mangiato. The Coffee Bomb, il nome del locale. Accanto un negozio pieno di inutili ninnoli che fanno girare la testa a un vecchio bambino come me. Mongolfiere multicolori, pianeti, planisferi, piccole barche a vela, biplani pendono dal soffitto. Sugli scaffali, aeroplani in lega di alluminio, lucidi dalle forme futuribili. Lasciato l'ultimo lembo di lago, puntiamo verso l'interno. La campagna dorata è punteggiata di ruote di fieno. L'allevamento è una parte importante del PIL neozelandese. Sono i maggiori produttori di latte al mondo. A proposito, vi devo raccontare una cosa che all'inizio del viaggio mi aveva sorpreso. Ogni qualvolta arrivo in albergo, alla reception, mi offrono una bottiglia di latte fresco. Oggi, col passare dei giorni, la trovo un piacevole benvenuto e mi sembra un ottimo mezzo per pubblicizzare il principale prodotto del paese. Qui l'arte di coltivare è una scienza. Lungo la strada, per proteggere le coltivazioni e gli allevamenti, hanno piantato, per contrastare venti dominanti, enormi siepi, che oramai, vecchie di molti anni, sono divenute imponenti sculture vegetali. Interrompono i flussi d'aria che altrimenti spazzerebbero l'enorme piana. I pascoli sono usati a rotazione. Rimani sorpreso quando in alcuni appezzamenti il bianco di migliaia di pecore sembra prevalere sul verde dei prati. Teniamo andatura costante, fermandosi ogni qualvolta ci sia qualcosa di rimalchevole da vedere. Il traffico è sempre e comunque rarefatto. Pochi chilometri prima dell'arrivo facciamo una deviazione per Manapouri, una microbica città sull'omonimo lago. Avevo letto che da qui, dopo aver attraversato il bacino in traghetto, preso un piccolo pullman, sarebbe trovati sul bordo del Dubtful Sound e con un altro battello avremmo potuto risalire il fiordo. Un luogo magico e incontaminato. Purtroppo rimarrà solo un sogno, perché per fare tutto il tragitto occorre almeno un giorno e non abbiamo tempo. Ci accontenteremo di guardare l'acqua del lago glaciale, che dicono sia così pura che potresti berla così com'è. È più pura dell'acqua minerale.
Io non provo, mi fido. Devo dire che la trasparenza però è impressionante. Prima di arrivare ci fermiamo al Punanga Manu Bird Sanctuary, un'area umida usata per il recupero degli uccelli feriti. Non capisco molto in materia, mi limito a osservare in silenzio questi splendidi animali e ad apprezzare il lavoro degli ornitologi per la loro protezione. Ora non resta che il riso della birra d'arrivo. Ogni volta troviamo ottime birre locali che, come dice Fabio, reintegrano sali. Pertanto, con diverse pinte, affrontiamo nel più totale riposo l'ultima parte del pomeriggio. A domani. Stamani ci siamo messi in cammino veramente presto. Il sole è basso, le ombre si allungano sulla strada. Tutto sembra fermo, cristallizzato. Anche i contorni delle cose sono più sfumati. I colori morbidi si stemperano e si confondono gli uni con gli altri. Ci dirigiamo verso Pio Pio Tai. Sembra una filastrocca per bambini. È invece il nome con cui i nativi Maori chiamano Milford Sound. Ma procediamo con ordine. Parto con molte aspettative per il luogo che viene considerato l'ottava meraviglia del mondo. Abbiamo il target alle 10.30, ma siamo a 120 km di distanza. Le indicazioni dicono di considerare non meno di 2 ore. Così alle 8 siamo in strada. Fa fresco, su 10 gradi. La valle che percorro è così stretta che il sole lo vedo solo sulle cime dei monti e i boschi sono così fitti che quando li attraversiamo sembra di entrare in un tunnel. Sul tratto che percorriamo non ci sono né distributori né edifici di alcun genere. Siamo all'interno del parco di Fiordland, quando d'improvviso la vista si apre e le montagne sembrano discostarsi, entriamo in una serie di valli di stordente bellezza. Una prateria di dorati lunghissimi fili d'erba contrastano con il grigio spoglio delle rocce, che sale verticale. Un uomo può sparire nel mezzo, tanto sono alti gli steli. Non sembrano aree coltivate, ma praterie naturali. Qui, nelle ere glaciali, i ghiacciai hanno scavato profondamente la costa. Se si guarda la mappa del territorio, tutta l'area è profondamente corrugata. La strada continua, annodandosi tra cime nevate e strane piante dai rami a ombrello che sembrano sorreggere il cielo. La stagione è indefinita. Se non guardi la cima dei monti, potrebbe essere una tarda estate. Quando però vedi la neve leggera imbiancare le cime, propendi per un tardo autunno. L'escursione tra tratti dal sole e quelli in ombra è molto elevato. Il fondo è lucido, pare scivoloso, comunque dimenticando le regole di buona creanza che fino ad oggi eravamo riusciti a rispettare, spingiamo sull'acceleratore. Bruciamo il percorso e in un'ora siamo all'Omertunnel, una galleria a una sola corsia, scavata nella viva roccia, un nero antro di pietre sporgenti, piccolo e poco illuminato, che ti porta sull'alto versante della montagna. Thank you.
Scendiamo giù a picco. Tornante dopo tornante arriviamo fino al parcheggio dell'imbarcadero. Non faccio tempo a togliermi il casco che vengo assalito da piccoli moschitos. I Maori credevano che fossero inviati dalla dea della morte Inenui Tepo. Li chiamano Tenamu, o piccoli diavoli, inviati nel Milford Sound nel tentativo di tenere lontane le persone da un posto così bello. Sound, valle sommersa, porto sicuro. Ed è proprio così che questo lungo budello doveva apparire ai navigatori arrivati qui dopo aver attraversato il Mar di Tasmania, le seconde acque più tempestose al mondo dopo Capo Horn, entrando nel lungo fiordo di 15 km con pareti a picco che salgono fino a 2000 metri. Uno dei pochi posti al mondo dove puoi vedere contemporaneamente i ghiacciai e la foresta pluviale, una cosa unica che si ritrova solo in un altro luogo, la Patagonia. Il fondale dell'insenatura è profondo, fino a 60 metri. Il sole stenta ad entrare, tanto è stretta la gola. Le acque sono ferme e nessuna brezza raggiunge la nera superficie. Lo scenario è allo stesso tempo inquietante e affascinante. L'acqua che arriva nel fiordo da fiumi e cascate increspa appena il mare. Forma solo qualche piccola onda sulla superficie, poi tutto si ferma. Non si combina con l'acqua salata, tanto da formare uno strato di acqua dolce in superficie. Sembra impossibile che in queste fredde e gelide acque possa vivere qualche creatura. La nave rallenta, quasi si ferma, come se avesse un appuntamento nel mezzo del nulla. Poi una schiena grigia appare, e poi un'altra ancora. Arrivano da punti diversi, si raggruppano dinanzi alla prua. La nave sosta, attende che inizino a nuotare, e solo quando li vede partire accelera. Il gruppo di delfini gioca e salta a pochi metri dalla chiglia. Sfrutta l'onda di spinta della nave per farsi portare sino in cima al fiordo. Fabio mi ricorda l'incipit di Guida Galattica per autostoppisti, dove i delfini lasciano la Terra con la loro astronave, ringraziando per il pesce, prima che la Terra venga distrutta. Noi umani non avevamo capito che erano loro gli intelligenti alieni. Mentre sto ammirando gli splendidi animali, mi viene in mente la storia di Pelorus Jack. L'ho scoperta quando eravamo a nord, vicino al French Pass, un canale infido e pericoloso, dove le forti correnti trascinavano sugli scogli le navi, tanto che lo scopritore, l'ammiraglio D'Urville, sconsigliava fortemente l'attraversamento se non in caso di estrema necessità. Però il pericoloso canale faceva risparmiare ai naviganti molte miglia e permetteva di non circumnavigare l'isola. Un giorno, nel 1888, un delfino si fa notare di fronte alla goletta Brindle, in difficoltà, e senza un apparente motivo la guida attraverso il canale. Da allora lo farà per 20 anni, e quando c'è lui nessuna nave ha un incidente. Le sue imprese vengono raccontate dai giornali, fino al giorno in cui dalla SS Penguin viene preso a fucilate. La cosa fece un tale scalpore che il governo neozelandese, attraverso una legge ad hoc, mette sotto protezione il cetaceo. Nel 1912 l'animale scompare, forse morto per vecchiaia. Per la Nuova Zelanda l'evento rappresentò un lutto nazionale, tanto che la notizia fu riportata dai giornali sia in Gran Bretagna che in America. Per quanto concerne la SS Penguin, affondò vicino al porto di Wellington, abbastanza lontano dal French Pass, tanto che nemmeno Pelorus Jack forse avrebbe potuto salvare.
Mi sono dimenticato una cosa importante. Molte navi non attraversavano lo stretto fin tanto che Jack non era di fronte a loro. E quando negli ultimi anni il vecchio delfino non ce la faceva a tenere il passo, rallentavano, aspettandolo. Arrivati sul limite del fiordo, la barca inizia a traballare. Il capitano gira e ci racconta che il piccolo faro che vediamo in alto sulla scogliera più volte è stato portato via dalle onde. La costruzione è in cima a un picco ad almeno 30 metri dal pelo dell'acqua. Lo spettacolo marino ha distolto lo sguardo dal paesaggio. Quando gli animali hanno finito il loro show, alzo gli occhi e vedo una foca che nuota sulla schiena mentre si pettina la pancia. Poco più là, altre cercano un raggio di sole sdraiate sulle rocce. Ci avviciniamo a una splendida cascata che da un lunghissimo flesso nella scoscesa parete scarica acqua direttamente nel fiordo. Sono pochi i luoghi al mondo dove questo accade, solo dove ghiacciai hanno scolpito il paesaggio. La nave si avvicina per una specie di inchino, poi piano piano retrocede. Il luogo ha una sua magia particolare. Qui i Maori venivano a cercare il Pounamu, o giada della Nuova Zelanda, durissima, preziosa, di colore verde scuro come l'acqua del fiordo. Veniva scolpita finemente e usata come amuleto. La pietra ha alimentato leggende, come quella della magica ascia della tribù perduta che tradizione vuole sia sepolta da qualche parte in questi luoghi. Galleggiamo per alcune ore. Il luogo è veramente alieno, stranissimo, e per confermare l'unicità il capitano ci racconta che la faglia sottostante genera decine di microterremoti ogni giorno. Sono le 2 quando prendiamo la strada del ritorno. Non contenti, facciamo una deviazione su una bella sterrata che conduce a un'altra lunghissima cascata dentro i boschi di Fiordland. Ancora più all'interno ci sono le 2 cascate più alte del mondo. Una, la Sutherland Falls, è alta 580 metri. Vorrei proprio vederla, ma è quasi irraggiungibile. Mi accontento allora di imboccare il sentiero per la Humboldt Falls. È alta solo 300 metri. Per arrivare sul luogo attraversiamo la solita traballante passerella. Queste fragili infrastrutture permettono di passare al di là dei fiumi altrimenti invalicabili. Mentre guardo l'acqua scorrere, sul fondo intravedo un bellissimo esemplare di anguilla gigante. Sono le più grandi al mondo, arrivano fino a 2 metri di lunghezza e a 20 kg di peso. Possono vivere fino a 25 anni e trascorrono tutta la loro vita nei fiumi e nei laghi montani della Nuova Zelanda. Per spingersi in alto
sui laghi traversano anche tratti di terra muovendosi come un serpente. Alla fine del loro ciclo di vita tornano nel Mar dei Sargassi, a 5.000 km di distanza, per immergerci a 1.000 metri di profondità, deporre le uova e lì morire. Il percorso verso la cascata è ripido, come al solito la foresta pluviale è bellissima. Arranco fino al Belvedere, è un piccolo spiazzo che si affaccia su una ripa quasi verticale. La parete scende a picco sul fiume che scorre alcuni centinaia di metri più in basso. Il getto d'acqua è sull'alto versante, taglia la foresta e precipita giù ornando la costa come un prezioso gioiello. Sosto un attimo per riprendere fiato, prima di proseguire il cammino. Sulla via del ritorno mi avvicino al ribollente fiume. Cerco di affacciarmi sulla sponda, con fatica mi districo tra i rami, l'acqua colpisce con forza le rocce. Non sono lisce e levigate, ma spaccate e spigolose come se la massa d'acqua si fosse fatta largo dal profondo del suolo. La forza della corrente ha depositato grossi tronchi sulla cima degli scogli più alti. Le scarpate erose mostrano il crudo della terra. Rientro traballante sulle gambe, con i piedi che urlano dolenti. Ma non importa, sono felice, in pace con me stesso, sazio di tanta bellezza. La foresta mi ha lasciato nel naso un particolare odore che non so descrivere. Erba, muschio, licheni fanno girare la testa, ma forse è solo la stanchezza. Bene, pertanto non resta che dire. A domani.